E oggi prepariamo il gelato gusto tiramisù. Vedrete quanto è facile prepararlo e che bella vaschetta di gelato che avete sempre a disposizione nel freezer. Mi occorreranno due tuorli, quindi queste sono due uova, separo i tuorli dagli albumi. E raccolgo il tuorlo qua. Li lavoro un attimo con la frusta, ma soltanto per renderli liquidi. E preparo ora lo sciroppo di zucchero che mi servirà per pastorizzare i tuorli. Metto in un pentolino 80 g di zucchero e poca acqua, saranno circa 50 ml. E la porto sul fuoco. E questo dovremo aspettare che inizi a bollire. Quando vedremo formarsi delle bollicine in superficie, potremo spegnerlo. Inizia già a scaldarsi. Aspettiamo che lo zucchero si sciolga tutto. In questa maniera avremo la certezza che i tuorli saranno cotti. Ecco. È proprio questo il momento in cui possiamo spegnere e togliere dal fuoco. Ora dovrò versare questo sciroppo a filo sui tuorli mentre lavoro con le fruste elettriche. A posto così. Tengo un attimo da parte questi tuorli, verso in una ciotola 200 ml di panna. Sto usando della panna fresca vegetale, ben fredda, e la monto. La panna è ben montata, aggiungo 100 g di latte condensato. Continuo a lavorare. E infine 250 g di mascarpone. E lavoro ancora con le fruste. Uniamo di nuovo i tuorli e mescoliamo per l'ultima volta. E possiamo iniziare ad assemblare la nostra vaschetta di gelato. In una vaschetta mettiamo circa un terzo della crema che abbiamo preparato. E la distribuiamo. Prendo poi due tazzine di caffè amaro. Aggiungo 50 ml di panna. Allora, perché ho messo la panna e non ad esempio il latte o l'acqua per diluire il caffè? Perché il caffè è composto praticamente al quasi il 100% di acqua e una volta che viene messo nel congelatore diventa ghiaccio, si cristallizza. Invece aggiungendo la panna, che è grassa, tende a solidificare di meno. Quindi ora ci bagneremo dei savoiardi fatti a pezzetti, così, li appoggeremo
li appoggiamo qui, sopra il gelato. Poi una bella spolverata di cacao in polvere e un altro strato di crema al mascarpone. Di nuovo savoiardi ne avremo utilizzati circa 8-10. L'ultimo strato di crema al mascarpone. Ancora una spolverata di cacao amaro in polvere e questo lo mettiamo in freezer per almeno 6 ore. Ci vediamo dopo. E dopo 6 ore nel congelatore ecco il nostro gelato tiramisù pronto. Bello cremoso. Buonissimo. E per oggi è tutto. Io vi saluto e noi ci vediamo presto. Guardate com'è cremoso.